alla Pianese, che partita ti aspetti? Una squadra che si trova a 3 punti dietro l'Arezzo, non vince da 6 giornate, ma che ha buoni valori tecnici. È un'ottima squadra, abbiamo visionato questa settimana a dei giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, bravi tecnicamente, molto estrosi, che se lasciati giocare ti possono mettere in difficoltà. Noi cercheremo di, con la corsa e il fatto di aiutarsi l'un con l'altro, con i raddoppi, di non farci mettere in difficoltà. Ti manca ancora Strambelli, come ovviare a questa assenza del giocatore che ha segnato di più, no? Che è stato decisivo fino a questa stagione, e cosa hai chiesto alla squadra per la partita di domani? No, di stare compatti in fase difensiva, come ho detto prima, di aiutarci, perché troveremo difficoltà. È una squadra che quando riparte ha giocatori che per questa categoria fanno la differenza, quindi dovremo stare attenti, hanno un tasso tecnico superiore alla media, quindi dovremmo raddoppiare e correre l'uno per l'altro. Per il resto in avanti ho 6 attaccanti, quindi anche l'imbarazzo della scelta capita in una stagione, in una partita che qualche giocatore non sia disponibile, ma un gruppo deve sopperire anche l'assenza. Prima hai detto, sapevo che quando sono arrivato dovevo ricostruire, no? Da molti punti di vista, anche psicologico, sotto questo aspetto, essere così lontani dalla vetta nonostante una partita in meno rispetto alle altre può diventare un peso, Andrea, oppure no? Sicuramente dopo Poggi Ponzi lavorare sulla testa era d'obbligo, perché la prestazione di Poggi Ponzi ha lasciato la mare in bocca a tutti. Dovevamo cambiare marcia, dobbiamo ancora cambiare marcia, anche se per certi aspetti veramente vedo dei grossi miglioramenti. Sicuramente chi è arrivato ha portato una ventata di ottimismo. Per quanto riguarda la partita di domani, il peso non deve essere un peso, perché sennò viene fuori il primo tempo di Pro Livorno e non ci possiamo permettere di regalare per paura un tempo agli avversari. Dobbiamo entrare in campo con la testa libera, sapere cosa fare e svilupparlo nel miglior modo possibile. C'è anche il mercato aperto, Zona e Geoffrey sono arrivati, sono 2 under, anche se per motivi diversi saranno disponibili tra un po'. Ti chiedo, per l'Arezzo che hai in testa tu, quanti aggiustamenti ancora mancano prima di aver completato il lavoro? Credo che ci siamo quasi. I ragazzi che sono arrivati li abbiamo voluti perché avevano determinate qualità, li abbiamo scelti, ci stanno anche ripagando sul campo, perché hanno fatto le prime partite, la prima partita, prestazioni eccellenti. Manca poco, dai, siamo a squadra quasi fatta, il direttore ci sentiamo quotidianamente, sa cosa manca, ma credo che prima della fine del mercato arriverà anche l'ultimo tassello.